L'albero delle pere. Molti anni fa, in un paese lontano lontano, vivevano tre fratelli, Leo, Stanis e Vito. Erano rimasti orfani da piccoli e avevano subito imparato ad arrangiarsi con le proprie forze. Erano giovani e robusti e il lavoro non li spaventava. Così vivevano coltivando il loro piccolo campo, in mezzo al quale cresceva un albero di pere di cui erano molto orgogliosi. Era il più bello della regione e dava i frutti più belli che si potessero immaginare. La loro vita non era facile, ma i tre fratelli andavano molto d'accordo ed erano sempre allegri e di buon umore. Erano certi che la fortuna, prima o poi, si sarebbe ricordata di loro. Intanto dal cielo Dio li osservava incuriosito. Quei ragazzi sembrano molto buoni, ma sarà davvero così?» si chiedeva. «Sono proprio curioso di saperlo». Chiamò un angelo lì vicino e lo mandò in missione sulla terra per mettere alla prova i tre fratelli. L'angelo, appena giunto a destinazione, si rese conto di dare troppo nell'occhio con le ali e la tunica bianca e decise di trasformarsi in zingaro. In un momento i suoi riccioli biondi e i suoi occhi azzurri divennero neri come il carbone. «Sono irriconoscibile», esclamò tra sé l'angelo soddisfatto. «Orecchini, cinturone, non ho dimenticato niente». Giunto al campo, l'angelo vide Stanis che vangava la terra. «Amico, mi daresti qualcosa da mangiare?» gli chiese. «Posso offrirti solo una pera», rispose il ragazzo salendo sull'albero a cogliere il frutto più grande e maturo, «ma ti assicuro che è speciale». L'angelo ringraziò gentilmente e se ne andò. Tornò il giorno dopo e questa volta trovò Leo. Gli chiese da mangiare ed anche lui gli diede la pera più bella. Il giorno seguente al campo vide Vito, il minore dei fratelli, e quando gli chiese da mangiare ricevette una bella pera anche da lui. L'angelo a questo punto era perplesso. I tre fratelli sembravano tutti ugualmente buoni. Li metterò di nuovo alla prova, decise. Il giorno dopo tornò al campo travestito da prete. I tre ragazzi stavano lavorando insieme e li invitò a fare una passeggiata. I tre fratelli accettarono volentieri e si inoltrarono con lui nel bosco. Arrivati sulla riva di un fiume, i quattro si fermarono e l'angelo disse: «Voi siete dei bravi ragazzi e il buon Dio ha deciso di darvi un premio. Ognuno di voi potrà esprimere un desiderio, verrà esaudito». I fratelli ammutolirono per lo stupore. Il primo a riprendersi fu Stanis, il maggiore, che disse: «Vorrei che in questo fiume scorresse del vino». Subito l'acqua si trasformò in vino rosso e lì vicino sorse una fabbrica in piena attività. «Fanne buon uso, Stanis», raccomandò l'angelo rimettendosi in cammino. Poco dopo arrivarono in una splendida radura dove svolazzavano decine di colombe bianche. «È meraviglioso, vero?» commentò l'angelo. «Sì», ribatté Leo, «ma preferirei che al posto delle colombe ci fossero delle mucche da latte». Prima ancora che Leo finisse di parlare, nel prato apparvero tante mucche e pecore al pascolo e lì vicino perfino una fabbrica di formaggi. «È tutto tuo, Leo, fanne buon uso», disse l'angelo riprendendo a camminare. «E tu non dici niente?» chiese l'angelo a Vito, il minore dei tre fratelli, che se ne stava un po' in disparte. «I tuoi fratelli hanno avuto ciò che volevano, tu che cosa desideri?» «Beh, sì, avrei anch'io un desiderio», rispose timidamente Vito. «Vorrei tanto sposare una fanciulla bella e buona». «Sposerai la figlia del re». «Sposerai la figlia del re», disse l'angelo. La figlia del re», balbettò Vito. «Ma io sono solo un povero contadino». «Non preoccuparti», sorrise l'angelo.
Vieni, andiamo a corte a chiedere la sua mano. Vito, un po' titubante, seguì l'angelo alla reggia, ma lì trovarono due nobili pretendenti alla mano della bella principessa. Nel sentire la richiesta di quel giovane così misero, rimasero tutti sorpresi, ma nessuno fece commenti, poiché era accompagnato da un prete e a corte erano molto religiosi. Fu il re a trovare il modo di trarsi d'impaccio. «Siete in tre a chiedere la mano di mia figlia», disse. «Ebbene, ora darò ad ognuno di voi una piantina di vite secca. Chi di voi riuscirà per primo a raccoglierne i frutti avrà in sposa la principessa». I tre presero le pianticelle e corsero a piantarle, ma nonostante i loro sforzi, solo quella di Vito germogliò e in breve si ricoprì di grappoli maturi. Vito colse i frutti e tornò a corte. Il re, non potendo rimangiarsi quel che aveva detto, dovette mantenere la promessa, ma fu tanto contrariato che rifiutò di accogliere a corte i due sposi. Vito e la moglie andarono ad abitare in una capanna nel bosco, ma questo non offuscò la loro felicità. Si volevano bene e questo per loro era molto più importante che vivere in una reggia circondati dal lusso. Passò un anno e l'angelo tornò sulla terra per attuare la seconda parte del suo piano. Travestito da zingaro, andò da Stanis e, come la prima volta, gli chiese da mangiare, ma lui lo cacciò in malo modo. La ricchezza lo aveva indurito. Allora lo zingaro si trasformò in un prete e a un suo gesto nel fiume tornò a scorrere l'acqua e la fabbrica di vino svanì nel nulla. Allora lo zingaro si trasformò in prete e a un suo gesto nel fiume tornò a scorrere acqua e la fabbrica di vino svanì nel nulla. L'angelo, deluso dal comportamento di Stanis, tornò ad assumere le sembianze di zingaro. Andò da Leo e rimase ad osservarlo per un po'. La sua fabbrica di formaggi doveva rendere bene, ma lui non sembrava cambiato, anzi stava mungendo le mucche di persona. Quando però gli si avvicinò e gli chiese un po' di latte, quello sbraitò. «Via da qui, questa è proprietà privata, non hai letto il cartello?» «I soldi hanno reso cattivo anche lui», pensò l'angelo, trasformandosi di nuovo in prete. Alzò un braccio e la fabbrica scomparve, mentre le mucche e le pecore tornarono ad essere bianche colombe. L'angelo riprese l'aspetto di zingaro e si addentrò nel bosco. «Ora resta solo Vito», pensò con amarezza. «Chissà se almeno lui e sua moglie sono rimasti buoni e generosi come un anno fa». Bussò alla porta della loro capanna e pochi secondi dopo si trovò davanti Vito. Il ragazzo lo guardò un momento stupito, poi gli diede una gran pacca sulla spalla. «Guarda un po' chi si vede», esclamò contento. «Il mio amico zingaro, vieni dentro». La capanna era veramente povera, ma pulita ed ordinata, e vi regnava una grande serenità. La principessa, coi vestiti logori e un bel sorriso, gli portò dell'acqua e una focaccia appena sfornata. L'angelo mangiò e bevve, poi si alzò e si trasformò in prete. «Ma tu sei...» fecero in coro i due giovani. «Sì, sono io. Sono già stato dai tuoi fratelli, Vito. Solo tu sei rimasto buono. Ora so chi di voi merita una ricompensa», disse l'angelo. Fece cenno e i due giovani si ritrovarono in una reggia, con addosso abiti lussuosi. Appena si furono ripresi dallo stupore, cercarono il prete per ringraziarlo, ma lui era già tornato in cielo a fare rapporto ai suoi superiori e vissero felici e contenti. Buonanotte.